far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno. Senti, entriamo nel denso della gabberologia. Allora, in questa rubrica uno sceglie un brano e tu hai scelto uno dei brani forse più belli. Diciamo che hai dimostrato grande gusto e anche più difficili, però. Quindi, insomma, ci sarà da chiacchierare. È molto vero, è molto vero. Avrei scelto come tema di ragionamento il brano che si chiama Quando sarò capace di amare. Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità. Ho detto brano e non ho detto canzone, innanzitutto. Come vi dicevo prima, secondo me questo fa parte di quella categoria di brani di Gabber che sono un po' a metà fra il monologo e la canzone. Ti chiedo di immaginarti un tuo fan tuo, del tuo percorso dei Pinguini, insomma, una persona che hai in mente tu, e di dirgli come mai potrebbe avere un senso ancora oggi ascoltare e conoscere il lavoro di Giorgio Gabber. Secondo me Gabber è un personaggio che ha attraversato la seconda metà del Novecento, ok? Che è un periodo fondamentale per quello che siamo adesso nella prima metà del 2000, l'ha attraversata tutta con grande stile dal punto di vista di tutte quante le possibilità di espressione artistica del suo tempo. È un uomo talmente poliedrico, dentro a tante cose diverse, che secondo me non conoscere la sua storia e quello che ha fatto potrebbe essere triste, quantomeno.